Eccoci qua, buonasera a tutti. Ciao Ciao Silvia. Samu. Ciao Silvia, ciao a tutti. Tutto Come stai? bene, voi tutto bene? Sì, tutto bene. Sempre qua in attesa che aprano le gabbie, come si suol dire. Però sì, tutto bene, tutto bene. Molto bene. Allora, io come al solito, Samu, sono una precisa di orario, ma siccome abbiamo avuto un po' di contatti di gente che voleva seguirci, direi di... adesso ti saluto bene, mi racconti poi un attimo della cucciolata perché sai che voglio essere super informata, così diamo tempo a chi ci vuole seguire di connettersi e di appunto di ascoltarci. E poi partiamo con questa bellissima razza che conosco da poco, da quando conosco già da un po', però quando ti ho conosciuto siamo andati un po' più nello specifico e mi piace, come sono Sta questi piccoli teppisti che ci hanno fatto dar buca a martedì scorso. partendo l'amore, mettiamola sotto questo punto di vista. Immagino si fanno già riconoscere, ecco, mettiamola così. Sì, loro sì, sono molto vivaci i ragazzi, 9 totali, molto vivaci, ti dico la verità, mi aspettavo un pochettino meno di vivacità rispetto alla cucciolata di drama, quindi la cucciolata A. Ma devo essere onesto che si fanno riconoscere anche loro, hanno preso abbastanza da mamma, quindi la vivacità ce l'abbiamo, la voglia di fare sembrerebbe non mancare perché i ragazzi già a 3 giorni di vita si tiravano su da soli con testa e zampette, zompettavano dalla Ho casa. visto Quindi i video. Quindi si può fare. Poi insomma, diciamo che c'è un bel numero di maschietti a questo giro, quindi le femminucce, vediamo quanto femminucce saranno. però le femminucce si difendono perché tra virgolette Sì. sono più grosse rispetto ai maschi, eh? Quindi Ho devo dire che visto. sono davvero toste le ragazze, quindi niente da dire. Tutti molto belli, tutti colorazioni che vanno tra mamma e papà, quindi abbiamo dei sabbia come abbiamo dei silver e poi man mano che andiamo. Adesso ci racconterai bene nello specifico di tutto. Ti chiedo solo una cosa di parlare leggermente, un pochino più piano, perché almeno io personalmente ti sento leggermente a scatti, quindi così ci sentono tutti tranquillamente. Abbiamo già un sacco di persone che ci seguono e ci salutano. Ci saluta Francesca, Stefano, Alessandro, Laura, Roberta, Andrea. Quindi devo Saluto. dire che siamo già sul Ottimo. super pezzo. Ottimo. Allora, direi, dai, di incominciare con innanzitutto chi sei e da dove vieni, e poi ti direi subito di non perdere tempo e iniziare a parlarci di questa razza. Perfetto. Allora, come prima cosa, così perlomeno ci leviamo subito i convenevoli, volevo ringraziare te, principalmente per l'invito, Marco e la Figurati. Psychotog. Anche perché, ripeto, ogni possibilità di visibilità è una possibilità in più anche per la razza, anche per farsi conoscere, per capire quali sono le motivazioni che la muovono, le attitudini e eventualmente anche gli standard di razza. Diciamo che al momento siamo in pochi, la razza si sta evolvendo, quindi anche più gente la sta conoscendo e secondo me fare un'informazione corretta e giusta su com'è il tipo di cane è un grosso vantaggio un po' per tutti. Grazie. Detto questo, partiamo, mi presento, saluto comunque tutti, ciao. Io sono Samuele, diciamo che faccio questo lavoro dall'incirca il 2007-2008, sono partito come educatore cinofilo e istruttore cinofilo, dopodiché ho lavorato in un rifugio comportamentale, ho fatto un po' di anni su riabilitazioni comportamentali, principalmente su molossi, su problemi interspecifici principalmente. Dopodiché, sempre grazie a un problema comportamentale, ho conosciuto un pastore olandese. Aveva problemi con persone, quindi per insicurezza, per anche dei post-traumatici, mettiamola sotto questo di vista, non era il più sereno negli incontri con le persone. Da lì mi è piaciuto tantissimo esteticamente, mi è piaciuto i modi di fare che aveva questo cane, mi è piaciuta la velocità e il livello cognitivo che aveva,
e da lì diciamo che è partito un po' l'amore per il pastore olandese. E da lì abbiamo iniziato a cercare delle linee diverse in Europa, abbiamo iniziato a informarci su che attività svolgevano, cosa facevano, che tipo di patologie trasportavano, quali erano eventualmente i problemi comportamentali che potevano essere trasportati in questa razza. Una volta che abbiamo tirato queste somme, abbiamo deciso di andare a cercare tutti quegli allevamenti che secondo noi erano validi, parlarci direttamente e capire che tipo di soggetti potevano venire a casa con noi. Da lì diciamo che è partito un po' il nostro piccolo puzzle, quindi abbiamo preso i vari pezzettini da varie parti d'Europa e abbiamo iniziato a tirare su le fondamenta del nostro allevamento, mettiamolo sotto questo punto di vista. Io parlo di fondamenta perché penso che un allevamento possa tirare delle somme dopo almeno una decina d'anni, dopo che ha fatto determinate cose, quindi al momento siamo sempre sotto a lavorare, sotto a studiare, penso che non si finisca mai realmente, ma soprattutto all'inizio, soprattutto quando devi mettere i primi mattoncini, penso che sia il momento più importante dove ti devi dedicare anima e corpo. Quindi l'idea del nostro allevamento è un po' questa. Assolutamente. Di anche il nome dell'allevamento, così almeno sanno anche eventualmente dove trovarti in tutti i sensi. Allora, l'allevamento ha un nome un po' strano, raccontiamolo a tutti, perché tutti mi chiedono come mai questo nome. Anche io me lo sono chiesto il perché, ma poi non te l'ho chiesto. Ok, vai, sono curioso. Principalmente perché io ho conosciuto gli olandesi come cani che mordevano, e dove abito io è pieno di alberi da frutto, soprattutto meli. Quindi dovevo trovare un qualcosa che coniugasse il mio lavoro, quindi con cani mordaci e con le mele. Quindi da lì è nata un po' l'espressione romana me la mordo. E abbiamo preso questa cosa. Wow, molto bene. Allora, direi di partire sulla razza, perché qua ci stanno già facendo delle domande che fate benissimo, io me le sto segnando in modo tale che poi a seconda delle domande che fate le vado a inserire negli argomenti. Vai, di raccontarci veramente di questa razza. Io vorrei sapere innanzitutto com'è nata. Volentieri. Allora, diciamo che per capire come è nato il pastore olandese bisogna prima di tutto capire com'era il territorio ai tempi. Quindi stiamo parlando di un'epoca all'incirca nel tardo medioevo, fine del 1500, ok? Dove c'erano praticamente i Paesi Bassi che erano principalmente inondati dall'acqua, quindi principalmente c'erano paludi, torbiere, non c'era tanta possibilità di coltivare ai tempi. Pochissimi boschi, quindi in automatico pochissimi predatori naturali, quindi c'era un'esigenza di avere del bestiame e di crearsi comunque del concime che dava la possibilità di poter poi iniziare a coltivare la terra e quindi a sfruttarla per generare comunque cibo. Il problema reale è che queste torbiere purtroppo avevano un grosso svantaggio. All'interno delle torbiere nasceva principalmente dell'erica, quindi dovuto a questa problematica, a questa erica, non tutti gli animali potevano tranquillamente pascolarci. Esempio, l'erica per i cavalli o per i bovini non è apprezzata, quindi in automatico si pensava a un animale a cui piacesse realmente l'erica e che poteva creare concime. Quindi in quell'età è stata importata la pecora. La pecora dava questa grossa possibilità, quindi creava tantissimo concime durante le sue giornate, dava la possibilità quindi di utilizzare il concime per andare a coltivare orti, per andarli a fertilizzare, per portare fertile quel terreno che fino a poco fa era paludoso, e soprattutto erano comunque animali che davano, oltre alle loro feci, quindi a tutto quello che riguardava il concime, davano latte, davano carne ed eventualmente anche lana. Quindi diciamo che con un minimo di spesa potevano avere un pochettino di tutto. Quindi l'idea è stato principalmente importare pecore, avere pecore direttamente sul territorio dei Paesi Bassi. Il problema reale è che queste pecore dovevano essere poi comunque controllate, quindi c'era bisogno di animali, di cani
che potessero condurre questo gregge, potessero curarlo, potessero dare un aiuto, tra virgolette, al pastore. Come vi dicevo prima, c'erano pochi boschi, quindi in automatico pochi predatori disponibili, quindi un cane di grosse dimensioni, già comunque con un paese abbastanza affamato, voleva dire costi in più, ok? Costi in più perché dovevano sfamare comunque un animale abbastanza grosso. Quindi in quel periodo c'è stata anche una grossa fortuna, nel senso che l'impero romano commerciava molto con i Paesi Bassi. Quindi sono arrivati, adesso non si sa bene da dove, se c'è chi dice dall'Europa, chi dice dall'Asia, questi cani che erano molto simili al pastore belga di adesso, con logicamente colori diversi, alcuni belga erano tigrati, alcuni un po' meno, alcuni monocolore. Questi cani venivano utilizzati principalmente perché non pesavano tanto, erano ottimi conduttori del gregge e soprattutto facevano anche guardia a questi orti coltivati o comunque ai cortili di queste abitazioni. Quindi diciamo che sono stati importati questi cani e si è svolta poi una selezione da lì per questi conduttori del gregge. Quindi l'idea di condurre il gregge, l'idea di avere cani come il pastore olandese è nata principalmente da un terreno scomodo, da un'esigenza territoriale, da un'esigenza sociale che c'era in quel momento. Da lì logicamente poi il pastore, il conduttore del gregge che loro hanno voluto si è poi evoluto, nel senso che hanno cercato di avere più o meno uno standard, ok? Diciamo che oltre comunque a curare orti, oltre a curare i cortili, naturalmente delle famiglie svolgevano anche attività di trasporto carretti, avevano utilità in casa di guardia, ok? Era realmente un cane utilizzato per la vita familiare un po' di tutti i giorni e per la vita lavorativa di tutti i giorni. Man mano che poi i tempi sono cambiati, ok? Andando avanti con gli anni, si è sempre di più sviluppata una differenza di questi due cani, quindi tra il belga e il pastore olandese, sempre logicamente usati su conduzione del gregge. Arriviamo poi all'incirca attorno al 1874, ok? Quindi stiamo facendo un grosso salto, stiamo parlando di un fine medioevo, ok? Passando poi a un 1874, dove c'è stata, tra virgolette, una prima esposizione cinofila, dove realmente iniziava a esserci uno standard di razza, ok? Fino poi, calcolate che alla fine del 1800 lo standard non era ancora effettivo per il pastore olandese, quindi tante volte poteva succedere che un pastore belga con colorazioni tigrate rientrava in un'esposizione come categoria olandese, ok? Fino praticamente a passare al 1898, quindi qualche anno dopo, dove 12 persone, sulla prima esposizione erano presenti all'incirca 10 esemplari, ok, come pastore olandese. Nel 1898 invece 12 persone amanti di questa razza si sono poi ritrovate per fissare realmente il primo standard di razza che è stato riconosciuto per l'olandese. E questo è stata praticamente l'apertura del Kennel Club in Olanda. Da lì diciamo che sono state riconosciute ai tempi, quindi si parla, ripeto, inizi del 1900, fine 1800, di 6 varietà diverse di colorazioni. A oggi abbiamo uno standard un po' diverso del pastore olandese perché torniamo a 3 colorazioni, ma all'inizio erano concesse 6 colorazioni. Vi ho fatto questa introduzione sul discorso del terreno dei Paesi Bassi per capire qual era l'utilizzo, ok? Abbiamo fatto questo salto proprio per capire perché in tutti questi anni il pastore olandese come il belga è stato considerato solo esclusivamente conduttore del gregge e aiuto alla famiglia. Da fine del 1800 ha iniziato a essere considerato realmente come un po' un cane di razza. Detto questo, diciamo che passiamo poi ai primi anni del 1900.
scusate. Ricompaio io. Ho perso Samu. Allora, adesso vediamo se riesco a rimetterlo online, che stavo ovviamente raccontando la sua bellissima esperienza. Allora, intanto vi dico che ovviamente le domande che voi mi state facendo io me le sto segnando in modo tale che così quando appunto trattiamo gli argomenti specifici, se già lui non li tratta personalmente, li andremo a toccare o comunque a chiedergli direttamente tutto. Voi continuate a seguirci, io lo avviso un secondo che l'ho perso. Eccolo qua, che ha schiacciato sicuramente qualcosa. Eccolo qua, che ha sicuramente. Eccoti qua, aspetta che ti rimetto live. Eccoci qua. Devi girare però il tuo telefono perché sennò ti vedono tutto storto. Eccoti qua, perfetto, Samu. Ok. Allora, stavamo parlando, che così riprendiamo un attimo il filo del discorso, del carattere morfologico. Così io nel frattempo che tu ci racconti appunto la morfologia, quindi mantelli, eccetera, eccetera, io manderò delle foto che fanno un po' vedere appunto quello che tu dicevi prima delle colorazioni di razza. Adesso tu penso che riusci. Allora, un secondo Silvia, perché mi stavo agganciando nel senso che siamo arrivati all'incirca, voglio essere molto, voglio stringere perché comunque ci sarebbe da parlare tipo per 7 ore sulla storia del pastore olandese, però vorrei che capiste almeno un discorso di date per capire com'è cambiata nella storia un po' lo standard del pastore olandese. Quindi se la trasmissione non è andata via, tra virgolette, eravamo arrivati all'inizio del 1900, quindi 1898, dove 12 persone, poi creatori del club di razza si sono riuniti, hanno deciso realmente le 6 colorazioni per il pastore olandese. Okay? Da lì nasce il club di razza. Dopo un po' di anni, quindi 8 anni dopo, quindi si sta parlando del 1908, c'è stato il primo olandese iscritto in prove da lavoro. Questa prova di lavoro si era svolta in Germania, è stato iscritto e ha comunque totalizzato ottimi risultati. Okay? Chi era iscritto a questa gara era uno dei 12 componenti che hanno aperto il club di razza. Da lì hanno visto che realmente Dutch Shepherd si prestava anche comunque a svolgere attività lavorative, svolgere attività militari, di guardia, di ricerca persone e quant'altro. Quindi pochi anni dopo, ok, all'incirca nel 1810, è stata inserita, tra virgolette, un'altra varietà del pastore olandese, che è la varietà KNPV. Quindi tutti quegli olandesi che escono un pochettino dal discorso standard, ma riprendono a pieno tutte le qualità lavorative, nel senso che ottimi cani, creati geneticamente per essere più predisposti a quel tipo di lavoro. Calcoliamo anche che nel 1916, dopo un po' di anni, per tutti quei cani KNPV è stata inserita dal club del pastore olandese la possibilità di inserire del sangue nuovo, proprio per avere un arricchimento genetico all'interno di questa razza, ok? Dare un pochettino più potenza. Quindi nel 1916 è stato inserito, se non ricordo male, sia il pastore tedesco sia il pastore belga Malinois. Questo, ripeto, per dare un pochettino più di ossigeno al sangue. Logicamente, il perché di dare ossigeno al sangue? Perché nel 1898, quando è stato creato lo standard di razza e quindi le 6 colorazioni, tanti esemplari sono stati scartati. Quindi tutto quello che trasportava delle tare, che siano estetiche, che siano genetiche, che siano qualsiasi tipo di tara, veniva scartato e veniva comunque riconosciuto solo determinate colorazioni, solo determinati soggetti. Il problema Di
di nuovo io. Purtroppo credo che, allora, diciamo che oggi il maltempo non aiuta, quindi Samu ci è riuscito dalla connessione. Nel frattempo, vi ricordo che se volete fare le domande qua nel box potete tranquillamente farle e le prendo, le sto raccogliendo, perché come avete notato Samu è difficile da bloccare, ma giustamente ha tante cose da raccontarci sulla razza, sa tante cose. Eccolo qua che è tornato. Arrivo, ti rimetto in linea. E quindi appunto vi dicevo che le vostre domande sto prendendo appunti, ok, in modo tale che così quando Samu poi ha finito per argomento le cose da raccontarci, che sono un centinaio, gliele porgo per voi, così pian piano rispondiamo a tutte le vostre domande. Samu, ti rilascio alla tua storia che mi sta appassionando, vai. Ok, allora diciamo che, allora torniamo, io non so perché salti, però fa niente, vedo di riprendere la cosa. Se dovessi spiegare in maniera troppo incasinata, passatemi il termine, e troppo veloce, ditemelo. Io sto cercando di semplificare il tutto e riassumere il più possibile. Abbiamo detto che siamo arrivati al 1910-1916, dove tra virgolette è stata fatta questa prova da lavoro, ok? È stata creata questa linea KNPV, quindi una linea degli olandesi principalmente portata a lavorare, ok? Dove potevamo uscire, dove si poteva uscire un pochettino dallo standard e dove è stato immesso, tra virgolette, del sangue nuovo per dare ossigeno alla razza, tra cui pastore tedesco e pastore belga Malinois. Da lì diciamo che si sono divise un pochettino le due strade. Sulla strada invece, sullo standard di razza, ok, arriviamo praticamente nel 1914, ok, dove iniziano a esserci un pochettino di cambi sul discorso delle colorazioni, sullo standard di razza. Calcoliamo che le femmine ai tempi, ma come i maschi, come statura, erano molto bassi, quindi iniziano a cambiare anche queste misurazioni. Iniziano ad accettare, tra virgolette, richiedono 5 cm in più per la misura minima dell'altezza algarrese, sia per quanto riguarda le femmine, sia per quanto riguarda i maschi. Da 6 colorazioni che avevamo del pastore olandese, nel 1914 andiamo da 6, andiamo a ridurle a 3 colorazioni. Dopodiché, questo fa sì che una grossa parte, un grosso ossigeno di sangue venga perso dalla linea degli olandesi. Quindi nel 1928, quindi appena una decina d'anni dopo, un 14 anni dopo, il Kennel Club decide di introdurre... Ah, mi dispiace, mi sa che abbiamo problemi di connessione. Adesso provo, lui va e viene, però capisco che magari così inizia a essere un po' difficile il rimanere connessi. Prova a sentirlo, mi dispiace un sacco perché è veramente super interessante, con un sacco di cose da dire, quindi che abbiamo questa difficoltà. Nel frattempo mi scrivete in box se per caso voi lo sentite bene o lo sentite saltare. Samu, eccoti qua, sei ballerino un po' stasera, A mille. Eccoti. Sì, allora. Eccoti qua. Vai, riprendiamo. Allora, non capisco il problema perché io la connessione ce l'ho a mille, comunque fa niente. Allora, stavamo dicendo, nel 1914 arriviamo che ci sono dei grossi cambi nello standard di razza, quindi aumentiamo le altezze minime del garrese sia sulle femmine che sui maschi all'incirca di 5 cm e le colorazioni passano da 6 varietà a 3 varietà. Dopodiché nel 1928, per capirci, quindi all'incirca un 14 anni dopo, vengono reinserite tutti quei cani che erano stati scartati all'inizio, quindi tutti quelli portatori di macchie bianche, perché il problema è che il sangue degli olandesi si era troppo ridotto e stavano riducendo, tra virgolette, geneticamente quello che era il loro sangue, le loro linee. Quindi il club di razza nel 1928 rinizia a introdurre questi cani, con nonostante queste macchie bianche, per dare un pochettino più di ossigeno e più varietà alla razza, ok? Nel 1934, quindi qualche anno dopo ancora, con questi nuovi inserimenti, logicamente abbiamo altre,
aumentano delle colorazioni, sia su, principalmente sul pastore olandese a pelo corto, quindi torniamo ad avere più colorazioni. Quindi questo inizia a creare, tra virgolette, delle difficoltà all'interno della razza. Tutto questo passa tranquillo mentre le persone discutono di questi problemi, finché si arriva all'incirca nel 1944-45, dove abbiamo un'invasione dei Paesi Bassi da parte della Wehrmacht, quindi direttamente siamo nella Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo benissimo che l'SS, quando trovava cani, o li utilizzava, quindi se avevano degli scopi militari, oppure abbatteva tutto quello che poteva essere potenzialmente un problema per le loro truppe. Eccoci qua di nuovo. Guarda, fortunatamente la cosa che va bene è che va e viene, ma cioè torna velocemente. Quindi mi dispiace davvero, è la prima volta che ci capita, ma purtroppo dove abito io in questo momento sta per piovere. Quindi, guarda Samu, sai che forse il problema sono io che qua sta per piovere? Mi viene... Solo che io sono già connessa anche col cavo LAN, quindi più di così non posso fare. Direi allora di continuare. Se vediamo che proprio non riusciamo, magari la rispostiamo eventualmente a domani o appena mi dai un'altra data. Che tanto, domani dovrebbe esserci il sole. Vediamo un po' come riusciamo a proseguire, ok? Allora, siamo arrivati praticamente alla Seconda Guerra Mondiale, ok? Dove l'SS decide, principalmente la Wehrmacht, decide di o di abbattere o di utilizzare questi cani. A oggi per i pastori olandesi come per il belga non esistono documentazioni che affermino che è stato utilizzato, quindi principalmente ci si può aspettare che grossa parte dei pastori olandesi come dei belga siano stati soppressi o abbattuti, anche perché ricordiamoci che era un periodo di grossa carestia. L'Olanda era sì neutrale, ma il problema era il commercio, tutta la fascia commerciale dell'Olanda era completamente bloccata, quindi c'era una grandissima carestia in quell'epoca. Addirittura per capire il tipo di carestia che c'era, sia la Wehrmacht e sia gli alleati avevano trovato un accordo per poter fare arrivare del cibo, okay? Quindi in quei momenti non c'erano degli attacchi, proprio perché tutti gli olandesi stavano soffrendo di questa situazione. Quindi anche pensare che dei cani in quel momento di grandissima carestia venissero sfamati risulta a livello logico realmente difficile. Quindi diciamo che nel 44-45 si può dire che c'è stata una grossa perdita per tutto quello che era pastore belga e pastore olandese, ok? Dopo questa grossa perdita del 44-45 il club si trova un po' alle strette, quindi con pochissimi esemplari, geneticamente stretti, e ha bisogno di reinserire sangue nuovo. Quindi dà la possibilità e dà la concessione di poter mischiare altre razze con il pastore olandese. Iniziamo a fare dei cambiamenti anche a livello di colorazione, a livello di standard e quant'altro. Diciamo che il reale eccoci qua. No, ogni tanto compaio io che non so niente del pastore olandese, quindi non saprei cosa dirvi nel frattempo. Comunque volete tutti continuare, quindi direi che tra 2 secondi lui rientra, come sempre, e rimaniamo così, infatti, guardatelo. 3, 2, 1. Ta-da! Eccolo qua. Samu, mi dispiace, ti faccio saltare, però non potevo renderti tutto così facile e tranquillo. Vai. Quindi... Vai tranquilla, nel senso che l'effetto sorpresa ci piace sempre tanto, quindi il curucù sparisco e riappargo non è male. Comunque stavo dicendo, nel passato il periodo del 44-45, parlo un pochettino più veloce così prima che salta magari riusciamo a finire il discorso storia dell'olandese, abbiamo una grossa perdita a livello di sangue, di genetica nel pastore olandese. Quindi il club di razza si trova per forza a dover dare la possibilità di incrociare con altre razze. Okay? Nel 59 lo stesso problema ce l'abbiamo con
la varietà a pelo ruvido del pastore olandese. Quindi anche lì il club di razza prende in mano la decisione, quindi il club olandese, di inserire sangue nuovo all'interno del pelo ruvido, sempre principalmente belga. Arriviamo logicamente dal 45 e tutti gli anni, tra virgolette, del 50, dove si lavora per andare a ricreare le basi di una razza, fino al 1960, dove la FCI riconosce realmente uno standard di razza e le tre varietà del pastore olandese di oggi, quindi pelo corto, pelo ruvido e pelo lungo, con le varie colorazioni. Se per voi non è un problema, quindi il discorso storia, io direi che l'abbiamo toccato un po' velocemente, ma perlomeno avete capito da dove arriva, quali sono stati i problemi, tra virgolette, che ha dovuto riscontrare nel tempo e quali erano i suoi utilizzi principali di questo tipo di cane, fino ad arrivare a una FCI che realmente considera una razza e considera uno standard di razza, andando poi a definire delle linee di guida per questo tipo di cani. Per quanto riguarda allora il discorso dell'olandese, quindi a livello morfologico, possiamo dire che sono cani comunque di taglia media, hanno un peso medio, muscolosi. Cosa possiamo dire? Hanno una costruzione molto potente, e ben proporzionata. Sono presenti tigrature, tra virgolette, dall'attaccatura delle orecchie fino in fondo alla coda. Il muso principalmente deve essere scuro. Ripeto, come carattere si possono trovare affettuosi, sono obbedienti, sono stracollaborativi, vigili, predisposti su attività lavorative. Quindi diciamo che a livello caratteriale, io posso dire per me, penso che siano tra i cani migliori che io ho conosciuto. Ok, torniamo al discorso morfologico. Discorso morfologico. Avendo le tre varietà, ha anche diverse colorazioni. Per quanto riguarda il pelo corto e il pelo lungo, diciamo che sono simili. Cambia qualcosina sul pelo ruvido, anche per quanto riguarda tare genetiche trasportate ed eventualmente ortopediche. Per quanto riguarda il pelo corto, possiamo dire che oltre alla tigratura che deve essere presente dalle orecchie in poi fino alla punta della coda, all'incirca l'altezza al garrese per i maschi va dai 55 Eri, eccomi qua che appaio io. Innanzitutto volevo dirvi che questo cane che state vedendo adesso è il papà della cucciolata precedente, quindi alcune foto ovviamente sono dei suoi soggetti. Eccolo qua, ta ta ta. Sei un ballerino ormai, eccoti qua. Ok, oggi facciamo gli scherzi, vado e vengo. Niente, stavamo dicendo, per quanto riguarda aspetto morfologico e quant'altro, diciamo che l'altezza al garrese, adesso riconosciuta tra i 55 centimetri, meglio 57, fino ai 62 centimetri, per quanto riguarda i maschi, le femmine all'incirca vanno dai 55 centimetri fino ai 60 centimetri, alcune anche un filino più basse. Però diciamo che lo standard sarebbe realmente questo. La testa la possiamo trovare comunque abbastanza lunga, uno stop non troppo marcato, abbastanza asciutta. Le colorazioni ammesse, stavo dicendo, per quanto riguarda il pastore olandese pelo corto, abbiamo la differenza su un fondo bruno, grigio o eventualmente color sabbia, e striature dorate o grigie. Per quanto riguarda invece il pelo ruvido, quindi un pochettino diverso, calcoliamo che sul pelo ruvido le striature sono presenti, ma logicamente si fa fatica a vederle.
I colori ammessi, quindi i fondi, sono il blu e il grigio oppure sale e pepe. Le striature sono sempre dorate o argentate per quanto riguarda il pelo ruvido. Diciamo che morfologicamente vi ho detto un po' le grosse linee del pastore olandese. Altre cose che bisogna valutare sempre bene del pastore olandese sono: uno, i piedini, nel senso sempre bene stondati, unghie completamente nere, coda sempre abbastanza dritta. L'arricciatura, per capirci, sul fondale, sul fondo della coda, è ammessa solo in piccola parte. Forse tipo l'Akitaino, siamo già fuori standard. Per quanto riguarda le famose macchie bianche presenti in alcuni olandesi, diciamo che alcuni scrivono che è preferibile non averle, ma diciamo che come allevatori forse è meglio non averle del tutto. Quindi in automatico per me, a livello soggettivo, le macchie bianche che siano presenti sul petto, che siano presenti su zampe o quant'altro, sono fuori standard. Questo Ok. penso di... Allora, ti farei già qualche domanda perché ne sono arrivate a centinaia, cioè tante, e quindi almeno iniziamo un po' a rispondere visto che cade un pochino la linea. Allora, innanzitutto ci chiedevano qualcuno se hai da consigliare un libro sulla razza, possibilmente in italiano. Allora, bel casino, nel senso che posso nominare due riviste che sono state forse abbastanza in gamba da prendere in mano questa cosa. Allora, la prima rivista Guarda, che... in questo canale potete dire senza insultarsi, tutti, cioè ognuno è lì proprio libero di Ma dire ciò guarda, che vuole, con rispetto per le idee di tutte e di tutti, quindi allora, vai. di solito vai tranquilla perché io sono quello che prende gli insulti, ma non quello che li dà. Detto questo, le due riviste al momento in Italia che hanno trattato l'argomento del pastore olandese sono state uno, K9 Magazine, Uomini e Cani, che ha trattato l'argomento in una maniera, secondo me, spettacolare. È riuscito a identificare il periodo storico, ha descritto realmente bene come. Casca, mamma mia, sono il più bello. Io faccio così. Nel frattempo, adesso mi faccio ripetere il libro e ve lo scrivo qua tra i commenti, che così potete eventualmente anche ritrovare. Adesso non mi ricordo chi avesse scritto, fatto la domanda. Eccolo qua. Allora, dicevi, Samu, scusami, aspetta, come si chiama? Che così lo scrivo in. Aspetta che ti devo fare anche comparire un secondo. Sì, comunque sono io, è la mia connessione, dovete chiedermi cioè, chiedere pietà. Eccolo lì, guarda. Un certo Zajac Krzysztof l'ha fatto per me, quindi te l'ha scritto. Grazie mille. Oh, niente, io non riesco a farti salire però. Un secondo, scusate, ma qua... Vabbè, tu parla, credo ti sentano, spero anche che vedano te, non vedano me, che non c'entro niente. Mi sa che dai un po' su più. Ah, ok, fermati un secondo, Samu, perché ti faccio uscire e rientrare perché non ti vedono e non ti sentono. Scusate, ma purtroppo adesso l'ho mandato fuori e rientrerà, quindi riusciamo a ritrovare. Mi dispiace un sacco se davvero poi... È per voi così interessante, perché è interessante, almeno per me lo è tanto, magari faremo un'altra diretta in un giorno di bel tempo, perché qua, eccolo qua.
Aspetta, Samu. Non riesco a metterti in live e loro non ti sentono. No, perché? Niente. Waiting, sai perché? Perché qua sta piovendo e quindi waiting, una cippa mi dice. Allora, direi a questo punto, Samu, io purtroppo con rammarico ti direi che ci organizziamo per un altro giorno. Perché tu, cioè io ti vedo e ti sento perché mi sei sotto, ma non andando in live nella finestra qua a fianco a me e non c'è modo proprio per mandartici, loro né ti vedono né ti sentono. Quindi facciamo una cosa, io controllo il meteo, che è la cosa fondamentale. Se domani tu sei libero, adesso nel caso noi ci scriviamo un attimo e potresti utilizzare il track. Ragazzi, se mi dite che cos'è il track, io faccio qualsiasi cosa per voi, ma dovete dirmi come si fa, perché non lo so. Io sto usando un'applicazione differente. E eventualmente ci riconnettiamo. Allora, proviamo a fare l'ultima prova, Samu. Usciamo entrambi dall'applicazione, chiudo questo live e proviamo ad aprirne un altro. Ok? Così vediamo se sul secondo ce la facciamo. Dimmi. Dovrebbe essere identico. Comunque ti rimando di nuovo un messaggio su WhatsApp. Ok? Vai. Ragazzi, scusate, ma allora faccio così, chiudo questa live e provo a riaprirne un'altra. Potresti usare il telefono? Allora, Sì, facciamo delle prove. usi il telefono e gli attacchi il microfono. Allora, facciamo delle prove, ragazzi. Rimanete sulla pagina che così spero nel giro di 5 minuti di ritrovare tutta la soluzione. Scusate, a tra poco. Ciao!